Il prefetto è un organo monocratico dello Stato, rappresentante del governo nella provincia. I prefetti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica Italiana, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno. Il prefetto dipende gerarchicamente dal Ministro dell'Interno, ma il Presidente del Consiglio dei Ministri e gli altri ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, possono emanare apposite direttive ai prefetti. Il prefetto è l'autorità provinciale di pubblica sicurezza e ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Dal prefetto dipende gerarchicamente il questore. Il prefetto può proporre al ministro dell'interno la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti di consorzi e comunità montane e di altre figure elettive quando queste agiscano non in conformità con la Costituzione, sostituendole con dei commissari. Tra gli altri compiti, il prefetto ha la responsabilità in materia di protezione civile, sovrintendendo al coordinamento degli interventi di immediato soccorso per fronteggiare le situazioni di emergenza. Svolge attività di mediazione nelle vertenze di lavoro e di garanzia nei servizi pubblici essenziali. Il prefetto di Torino, il dottor Goffredo Sottile, è prefetto del capoluogo piemontese dal 12 gennaio 2005. Goffredo Sottile nasce a Roma il 7 novembre 1940. È sposato, ha due figli e ha cominciato la carriera prefettizia nel 1969. È stato prefetto di Trento, di Caserta, di Reggio Calabria e Trieste. Il 30 novembre 2007 lascerà l'incarico di prefetto di Torino per raggiunti limiti d'età. Lascerò Torino il 30 novembre perché appunto è colpito da quelli che in gergo burocratico si chiamano i limiti di età. Un bilancio della mia attività qui a Torino non sta a me farlo. Io quello che posso, che mi sento di poter dire è che ce l'ho messa tutta, ho lavorato con molto entusiasmo, abbiamo fatto le Olimpiadi che rimangono sempre un evento straordinario che abbiamo vissuto con la consapevolezza, ecco, delle responsabilità c'erano state attribuite, e devo dire che anche per le Olimpiadi c'è stata questa fortissima sinergia, questa strettissima collaborazione fra tutti i soggetti competenti ad organizzare sia le Olimpiadi e sia la sicurezza delle stesse. Io parlo anche per conto di mia moglie. Noi a Torino ci siamo trovati benissimo. Se questo può essere utile per comprendere il mio stato d'animo, sono quelle delle scadenze contro le quali non c'è nulla da fare, ma io credo che l'impegno del mio ufficio e mio personale in questo periodo, insomma, sia stato perlomeno adeguato. Poi sui risultati, sui giudizi, certamente non è il diretto interessato che può esprimersi. Si sa già il nome del successore alla carica di prefetto? Non si sa, ma se si sapesse io non lo direi. Va bene.